Andiamo con le pagelle di Fiorentina 1, Milan 2, partendo da Terracciano che è il migliore in campo, voto 7, toglie almeno in 3-4 circostanze le castagne dal fuoco tenendo viva la Fiorentina, al solo difetto di andare in terra troppo tardi nell'1 contro 1 con Leao. Dodò voto 5, tornava da un infortunio ma non è andato benissimo, non è stato nemmeno agevolato dal fatto di avere Leao come concorrente, è andato parecchio in difficoltà. Milenkovic 4,5, purtroppo entra in tutti e due gli episodi negativi che condizionano il gol del Milan, prima scivola spalancando la porta a Loftus-Cheek, poi si addormenta nell'uno contro uno con Leao, anche se non era proprio lui che doveva tenere il giocatore del Milan. Andando all'altro centrale quarta, voto 6, la solita partita divisa tra la marcatura e la possibilità di sganciarsi quasi da trequartista quando la Fiorentina ha il possesso. Viraghi prende 5,5, i primi 20 minuti su Chukwueze sono da horror, non riesce mai a fronteggiare il nigeriano, prende un giallo, ma nel momento peggiore inizia a risalire come prestazione, nel secondo tempo offre anche qualche cross interessante. Mandragora 6, sfiora il 2-2 con un pallonetto parato da Maignan con grande elasticità, poi non è una partita semplice, ma il suo compito lo fa bene. Per quanto riguarda Duncan 6,5, la sua pagella è rivolta verso l'alto per il gol del momentaneo pareggio che insomma aveva dato veramente tanta tanta forza a Fiorentina, bel sinistro all'angolino per Duncan, secondo gol in campionato dopo quello contro il Lecce. Sulla tre quarti 6 Aikoné, le sue giocate sono tutte nel primo tempo, quando imbuca bene per Belotti e quando si mette in proprio, poi sparisce un po' nella ripresa anche se ci prova con un destro. Beltran 6,5, bella la giocata che libera il tiro Duncan, bello il movimento costante con Belotti e l'intesa, gioca veramente una partita importante pur non toccando tantissimi palloni come altre volte. Come invece un'altra nota negativa, diamo 5 perché non riesce mai a incidere, anche lui tornava dopo diciamo un periodo complicato per la malaria e la Coppa d'Africa, era la sua prima partita del 2024. Grosse difficoltà. Belotti diamo 5,5, fallisce due gol abbastanza clamorosi nel primo tempo, nel secondo trova Maignan sulla sua strada, poi un altro colpo di testa parato da Maignan, non è nemmeno troppo fortunato, però quelle reti da un attaccante come lui si aspetta che siano concretizzate. Italiano 5, il piano partita non funziona al meglio, non pagano le scelte sugli esterni, anche la gestione dell'1-1 con una difesa alta in maniera abbastanza inspiegabile. Poi i subentranti, diamo 5,5 a Gonzales, impalpabile, 6 a Caiota che è entrato ordinato, senza voto agli altri tre entrati, Sottil, Barak e Zola.